In questo video voglio parlarvi di dimensioni social e più precisamente di dimensioni Instagram. Sapete che comunque la cosa più complicata fra tutti è Instagram perché Facebook, bene o male, ci dà la possibilità di mettere le immagini sia in orizzontale che in verticale senza grossi problemi, anche quadrate. Per quanto riguarda Instagram, essendo un social che è dedicato all'immagine, è un po' più lucchettato da quel punto di vista. Allora, innanzitutto, come farle? Verticali, orizzontali, quadrate? Innanzitutto io preciso, secondo me le migliori sono in verticale. Infatti, come vedete, le immagini che io realizzo di solito con il mio template sono tutte in verticale. Perché? Perché il feed di Instagram, soprattutto appunto per quanto riguarda la modalità scorrimento, è realizzata per la fruizione con gli smartphone, quindi in verticale. Vero è che nella versione quadrata sono perfette. Infatti, non so se avete mai notato che quando avete un'immagine quadrata e la caricate su Instagram, Instagram non ve la ritaglia, quindi non dovete cliccare l'icona per praticamente renderla nelle dimensioni originali, ma è già così in automatico. Invece in verticale, addirittura in orizzontale, tende a ritagliare delle parti, quindi dovete fare attenzione a questa cosa. Come ovviare a questo problema? Beh, allora, se è quadrata non ci sono problemi. Quadrato, formato 1 a 1, 1080x1080 dimensioni pixel consigliate, la dimensione minima è di 600x600. Vabbè, la massima è 1080x1080, anche se non è vero, perché se fate delle immagini, io per esempio queste 4912 per 4912, se dovessi caricarla su Instagram me la caricherebbe comunque. Chiaramente la alleggerisce lui, però è sempre meglio postarla con le dimensioni richieste massime del social. Per quanto riguarda il verticale, abbiamo 1080x1350, quindi 1080 lato corto, 1350 lato lungo, che si può anche chiamare 1 a 1,25, giusto per complicarsi un po' la vita, e la dimensione minima è di 600x355. La dimensione massima è 1080x1350, quindi avete proprio quel tipo di dimensione lì. Come fare? Ok, allora io per creare è molto semplice in realtà. Dovete più che altro, oltre a farvi vedere questo, vi voglio dire una cosa: fate attenzione alle immagini che scattate, perché un conto è mettere un'immagine, la foto del cane, ok? Che quindi se ritaglia una parte non è un grosso problema, o la foto della vacanza. Ma se state realizzando un'immagine per un vostro cliente o per un vostro prodotto, dovete già ragionare sul set, visto che qua stiamo parlando comunque sempre di still life. Dovete già ragionare sul set e rendervi conto che l'immagine dovrà essere già chiusa in quel modo. Quindi io in questo caso qua, se io scatto quadrato, questa è stata proprio una richiesta di avere l'immagine quadrata, dovrò già lavorare sul quadrato. Allora, io ho la Pentax K1 che ha una funzione molto molto buona e interessante, dove posso selezionare all'interno del mio fotogramma sia l'1 a 1, quindi il formato quadrato, sia la PSC, quindi da full frame diventa PSC. La PSC poco interessa, interessa la parte quadrata perché lui mi ritaglia le due parti laterali del fotogramma. Io fotografo in questo caso in verticale, in orizzontale, e ho la sezione già quadrata, così inquadro in questo modo e so che quando andrò a lavorare in post-produzione avrò già l'inquadratura così. Diverso è per il verticale, perché per il verticale dovrò impostare già in questo modo, però è diverso perché la fotocamera scatta a 16 noni, perché scatta in maniera decisamente più lunga. Quindi se io vado a inserire un'immagine che è l'immagine originale all'interno di questo mio template, rischio di incasinare. Adesso vi faccio vedere un esempio pratico. Questo è lo scatto originale. Vedete, io quando scatto in questo modo qua, ho lo scatto originale. Questo è come esce dalla macchina fotografica, ma non è il formato
che vediamo per Instagram. Perché se io prendo questo, lo copio, lo vado a inserire all'interno del mio template, vedete? Ho lateralmente del vuoto perché è un pelino più stretto, ma soprattutto in altezza. Vedete quanto viene ritagliato? Voi immaginate che se io vado a portarlo delle dimensioni della larghezza del mio template, guardate quanto spazio ho sopra e sotto, quindi tutto l'azzurro che vedete al di fuori è tutta una fetta che va via. Ora, io vi ho fatto vedere apposta questa immagine perché non ha problemi, nel senso che ha tutto nero. Quindi voi avete tutto fondale nero e tutta roba che potrete andare a ritagliare tranquillamente. Ma se voi qua avete scattato con degli elementi in questo punto qua, quando andrete a inserirlo nel template per Instagram, tutta questa parte verrà tagliata e quindi può essere che magari vi porta via dei pezzi anche di soggetto molto importanti su cui avete lavorato molto. Quindi attenzione, non è semplicemente un discorso di impostazione dell'immagine, ma è proprio un lavoro a monte che va fatto sul set. Come creo il mio template? Senza problemi, Command N, così torniamo anche al discorso delle scorciatoie da tastiera, e qua si aprono tutta una serie di dimensioni che possiamo andare a scegliere. Andiamo qua sul personalizzato, facciamo attenzione che sia su pixel, ok, e quindi faccio larghezza 1080, altezza 1350 per mantenere il giusto la giusta dimensione, ok. Formato colore, attenzione, scegliamo RGB 8 bit. Standard RGB, scegliamo quello che ci dà, lasciamo così. Deselezioniamo sfondo trasparente, così abbiamo lo sfondo bianco e creiamo e abbiamo la nostra immagine. Vedete che qua abbiamo il nostro template. Personalmente ho creato un template più grande che è di 5000x6000. Perché questo? Perché io lavorando per il mio progetto Cimografia Italia, vedete 5000x6300 dpi. Lavorando per il mio progetto, ho pensato di avere una cosa unica senza stare a perdere troppo tempo, fare la versione Instagram, fare la versione alta risoluzione. Faccio questa versione qua che ha comunque il formato che va 1 a 1,25 e nello stesso tempo mantengo l'alta risoluzione. Quindi non ho 1080x1350 che è decisamente piccola come risoluzione. Ma tengo 5000 lato corto per 6000 lato lungo, di modo che quando vado poi a inserirlo su Instagram non ho grosse problematiche perché lui comunque me lo carica lo stesso e non distrugge le immagini come molti pensano, perché io spesso e volentieri lavoro. Se lavorate bene con le immagini non ve la massacra, ve lo posso assicurare, perché le mie immagini le metto spesso senza andarle a diminuire, perché non sto a lavorare troppe volte la stessa immagine, tranne in alcuni casi. Diversamente non mi è mai successo nessuno di questi problemi. E poi in più, appunto, avendo il 5000x6000 e già in alta risoluzione, le prendo, le mando via email, le mando al produttore per quanto riguarda l'immagine finale. Quindi spero che questa mia pillola possa esservi utile. Se avete ulteriori domande riguardo alle impostazioni, soprattutto sul discorso del set, e credo soprattutto sulla parte sia del quadrato che del verticale, fatemelo sapere nei commenti oppure scrivetemi su tutti i miei canali social. Noi ci vediamo al prossimo video con Still Life e dintorni. Alla prossima!